Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il martedì 21 settembre, festa di San Matteo, apostolo evangelista. Andate, predicate il Vangelo a tutte le genti, battezzatele, insegnate loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Preghiamo. O Dio, che con ineffabile misericordia hai scelto San Matteo e da pubblicano l'hai costituito apostolo, sostienici con il suo esempio e la sua intercessione, perché, seguendo te, possiamo aderire fermamente alla tua parola. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te in unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, io, il prigioniero motivo del Signore, vi esorto, comportatevi in maniera degna della chiamata che avete ricevuto, con ogni umiltà, dolcezza e magnanimità, sopportandovi vicenda nell'amore, avendo a cuore di conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo e un solo Spirito, come una sola è la speranza alla quale siete stati chiamati, quella della vostra vocazione. Un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, opera per mezzo di tutti ed è presente in tutti. A ciascuno di noi, tuttavia, è stata data la grazia secondo la misura del dono di Cristo, ed Egli ha dato ad alcuni di essere apostoli, ad altri di essere profeti, ad altri ancora di essere evangelisti, ad altri di essere pastori e maestri per preparare i fratelli a compiere il ministero, allo scopo di edificare il corpo di Cristo, finché arriviamo tutti all'unità della fede e della conoscenza del Figlio di Dio, fino all'uomo perfetto, fino a raggiungere la misura della pienezza di Cristo. Parola di Dio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli narrano la gloria di Dio, l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte ne trasmette notizia. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Alleluia, alleluia. Noi ti lodiamo Dio, ti proclamiamo Signore, ti acclama il coro degli apostoli. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, mentre andava via, Gesù vide un uomo chiamato Matteo seduto al banco delle imposte e gli disse: seguimi. Ed egli si alzò e lo seguì. Mentre sedeva a tavola nella casa, sopraggiunsero molti pubblicani e peccatori e se ne stavano a tavola con Gesù e con i suoi discepoli. Vedendo ciò, i farisei dicevano ai suoi discepoli: come mai il vostro maestro mangia insieme ai pubblicani e ai peccatori? Udito questo, disse: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Andate a imparare che cosa vuol dire misericordia io voglio e non sacrificio. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori. Parola del Signore. O Padre, abbiamo partecipato alla gioia della salvezza che sperimentò San Matteo quando accolse nella sua casa il Salvatore come commensale. Donaci di nutrirci sempre del cibo di colui che è venuto a chiamare e a salvare non i giusti, ma i peccatori. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Per l'intercessione di San Matteo, vi benedica Dio Onnipotente Padre, Figlio e Spirito Santo. Una santa giornata, pace e bene.